Un'estate di controlli da parte della Polizia di Stato, interventi in tutta la regione per garantire sicurezza a cittadini e turisti e contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Numerosi gli interventi nei giorni a ridosso del Ferragosto portati avanti dalla polizia per garantire sicurezza sul territorio. A Campobasso non è passato inosservato il continuo via vai di ragazzi minori in un'abitazione di Via Sicilia in cui viveva un 17enne con la madre e la sorella. Il giovane in quella casa, ma anche nei pressi del passaggio a livello del terminal bus del capoluogo, si dedicava a pieno ritmo allo spaccio di sostanze stupefacenti. Movimenti segnalati al 113 e che hanno portato la polizia ad intervenire. Nella dimora del 17enne gli agenti hanno recuperato 4 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino elettronico, un coltello e la contabilità dell'attività di compravendita. Una centrale dello spaccio ed un luogo in cui intere comitive si ritrovavano per il consumo di droga pure pesante. A Termoli invece un 35enne è stato arrestato per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale nonché danneggiamento aggravato. L'uomo ubriaco e ai domiciliari dopo aver litigato con la sua compagna è stato raggiunto da una volante il cui personale è stato minacciato dal malvivente. Sempre a Termoli nei giorni scorsi sono scattate diverse denunce per furto sia a carico di donne di etnia rom che di minori. Il questore di Campobasso ha poi emesso 7 fogli di via obbligatorio.